Buonasera, ben ritrovati ad una nuova puntata di Via Zanella 1. Pensate, se ad un certo punto non ci fossero più buona parte degli asili nido, buona parte dell'assistenza agli anziani e poi il supporto per le persone disabili oppure per l'inserimento lavorativo delle persone fragili. Tutto questo è il welfare e il 7 ottobre ci saranno gli stati generali di questo settore in Trentino. A fare da capofila questo importante evento è Consolida e allora io saluto e ringrazio per essere qui con me questa sera Francesca Gennai, che è la presidente di Consolida. Buonasera. Grazie a voi per l'invito. Allora, faccio vedere anche subito la locandina, no? Che a sua volta è un invito. Dunque, stati generali del welfare, la data 7 ottobre dalle 9 alle 13 a Villa Sant'Ignazio a Trento. Poi rifletteremo anche su questa parola essenziale. Ma prima le volevo chiedere una cosa. Si parla di welfare, le due grandi gambe che poi ci saranno e saranno rappresentate anche a questo appuntamento sono la cooperazione sociale e poi l'importantissimo apporto del volontariato. Se ne parla da anni, no? Ma forse è complice anche il fatto che sia una parola straniera, non permette, diciamo, alle persone magari normali, giustamente, di cogliere i contorni di questo importante settore. Ma è assolutamente vero, nel senso quando importiamo, no, come in questo caso, insomma, parole inglesi, poi facciamo fatica a tradurle, soprattutto laddove sono parole complesse che richiedono anche, come si dice, politiche integrate, perché il welfare è fondamentalmente tutto, è sociale, è sanitario, è occupazione, è previdenza, eccetera, eccetera. E tutti noi nella nostra quotidianità inciampiamo senza quasi, no, accorgercene in quelli che sono i servizi di welfare. La mattina quando accompagniamo i nostri bambini agli asili nido, ma allo stesso tempo frequentando RSA, centri diurni, accogliendo magari chi all'interno delle nostre abitazioni cura gli anziani. E quindi in qualche modo, no, il welfare è intorno a noi e molto spesso diventa qualcosa quasi di rarefatto, no? Ed invece è fondamentale perché perimetra proprio quelli che sono i diritti di cittadinanza di una persona. Con l'obiettivo fondamentale che è quello di aumentare la qualità della vita delle persone. Allora, prima ho fatto vedere appunto la locandina con il termine essenziale, una parola sola, in questo caso italiana, per andare a riassumere quello che è importante. Come viene declinato, come verrà declinato? Abbiamo riflettuto, devo dire, molto, dibattuto molto rispetto al termine, perché poi si sa, no, la rilevanza che assume anche nel dare un tratto identitario ad un evento. E quindi è essenziale fondamentalmente per tre caratteristiche. Uno, perché il 7 andiamo a confrontarci su quelli che sono gli ambiti essenziali che fanno bella la vita di una persona. La casa, la salute, l'educazione, il lavoro. Quindi ambiti che senza i quali nessuno di noi potrebbe star bene. Due invece perché è un monito. Essenziale vuol dire in qualche modo anche ritornare a quello che è il nocciolo, no, della questione. L'agricoltura ce lo insegna bene, no? Per avere fioriture belle in qualche modo bisogna potare, quindi restituire pulizia. Ecco, in questo momento forse il monito a tutti noi che poi ci occupiamo di welfare è proprio quello di ritornare ad una dimensione che meglio va a perimetrare l'azione essenziale del welfare. Il terzo elemento è perché il terzo settore è essenziale nel welfare. Due numeri per capire, insomma, l'importanza e il ruolo che assume. 7.000 sono le persone che lavorano all'interno, appunto, del perimetro del welfare, della cooperazione sociale in Trentino, e più di 10.000, ad esempio, sono gli anziani che vengono seguiti da operatori del terzo settore. Quindi, insomma, numeri che danno le dimensioni, anche se circoscritti, chiaramente ha nominato gli anziani, poi ci sono anche tutti i bambini, i disabili, quindi davvero l'importanza quotidiana di quello che è il terzo settore, il settore che si occupa del welfare. L'ultimo appuntamento con una forma di stati generali era stata più di 10 anni fa, nel 2010, se non sbaglio. Adesso arriva il 7 di ottobre, una data probabilmente scelta non a caso perché è
è a 2 settimane praticamente dalle elezioni provinciali che ci saranno in Trentino, ma in qualche modo si vuole guardare oltre anche quella data. Forse prima ha citato l'agricoltura per seminare in modo che nei prossimi 5 anni e oltre si vedano poi i frutti. Assolutamente, la data del 7 è una data che in qualche modo incrociava più agende, possiamo dirlo, ed evidentemente incrocia anche l'agenda politica. La volontà però e il desiderio che ha spinto insomma da organizzare questo evento è far sì che sia in qualche modo un innesco per un dibattito pubblico, un dibattito che coinvolge la comunità e la cooperazione sociale, il terzo settore, così come il volontariato, evidentemente proprio per il ruolo che hanno all'interno di questo territorio non potevano non assumersi un pezzettino, ecco, di responsabilità nel pensare al Trentino del futuro. Ed è un Trentino, anche quello del presente, che sta cambiando. La pandemia, non solo in Trentino, ma evidentemente anche oltre i suoi confini, ha cambiato sia la stessa concezione di qualità della vita, ma anche una serie di problematiche che sono emerse e di cui parleremo. Lei citava i tanti profili di persone sia seguite dal welfare sia che appunto hanno il compito di seguire queste altre persone, tantissimi professionisti. Arianna Burato è andata a toccare con mano una di queste realtà, in particolare una gestita dalla cooperativa Caleidoscopio. Andiamo a vedere insieme e poi ne parliamo. Ci troviamo a Mezzo Lombardo presso il centro socio-educativo Il Caos, gestito da Caleidoscopio, il centro che ospita ragazzi dai 6 ai 14 anni. Allora andiamo assieme a vedere quali sono le attività che ospita questo centro. Andiamo! Abbiamo chiesto al presidente di Caleidoscopio, Michele Odorizzi, quali sono i bisogni emergenti in questa fascia d'età. Credo che per ragionare dei bisogni probabilmente significa anche fare un passo indietro rispetto a una lettura del contesto in questo momento, in questa fase storica particolarissima. E quello che osserviamo in termini generali è che ci sono ragazzi che presentano una condizione personale, soggettiva, ma anche generale, di infragilimento, fragilità emotive che poi in realtà si manifestano in modi tra loro anche molto diversi, in una certa misura quasi opposti, tra chi tende a ritrarsi, a cercare rifugio e protezione all'interno delle mura della propria stanza. All'opposto ci sono ragazzi che scelgono invece atteggiamenti più oppositivi, in una certa misura quasi aggressivi o conflittuali, che si rinforzano dal legame gruppale nel legame gruppale e che diciamo così creano un generale timore anche nell'incontro. E certamente ci sono questioni emergenti, nuove, che hanno bisogno anche di una pedagogia nuova che si adegua, ma allo stesso modo si trovano anche segnali fertili, estremamente positivi, di persone e famiglie che si ingaggiano e si coinvolgono. Ma anche in questo settore è sempre più difficile trovare operatori e educatori. Sono pochi gli educatori, sono poche altre figure che effettivamente contribuiscono poi alla realizzazione dei servizi all'interno delle diverse comunità. Però non è solo questo, in realtà anche il lavoro degli operatori è in grado di, diciamo così, intervenire a sostegno della carenza degli operatori medesimi. Qui oggi noi ci troviamo con le alleanze ordinarie, quelle con il mondo della scuola, qui ci sono degli insegnanti distaccati che collaborano costantemente alla realizzazione dei progetti, ci sono persone volontarie che si mettono in gioco e che sono anche familiari e che in questo senso seguono anche da vicino poi lo sviluppo e la crescita dei propri ragazzi, ci sono i servizi sociali, dai quali ovviamente parte l'idea stessa di servizio che poi attraverso i rapporti contrattuali si realizzano attraverso le nostre realtà di privato sociale. Quindi in realtà c'è da accorgersi che non si è mai soli, che ci sono altre risorse, che queste debbano essere attivabili a partire, se vogliamo, anche dalla disponibilità poi soggettiva, individuale, dalla generosità di ciascuno abbia comunque in animo di riuscire a realizzare qualcosa di significativo per le persone
che sono in carico in quel momento all'interno del servizio. Dunque, l'importanza di fare rete per far sì che un problema diventi poi alla fine una risorsa, anche una bella esperienza, certo è che lo abbiamo sentito anche dalle parole di Odorizzi, c'è oggettivamente un problema anche di mancanza di personale e di professionisti in questo senso. Anche il welfare, dunque, come altri settori, sta attraversando una crisi del lavoro. Gennai, le chiedo allora da cosa sia provocata e come si può intervenire? Allora, la crisi del lavoro che stiamo vivendo evidentemente a livello italiano riguarda una serie di settori di cui evidentemente il nostro ne fa parte. È un fenomeno complesso, quindi non ci sono risposte, se vogliamo, semplici o semplicistiche. Certo è però che c'è una leva che è importante e sta nella parola riconoscimento. Un riconoscimento che si gioca su due livelli. Uno è un riconoscimento reputazionale. E fin tanto che il welfare, diciamocelo, viene visto come residuale o come un costo, evidentemente sono percepiti anche come costo coloro che ci lavorano. Non ne viene visto il valore aggiunto, non ne viene visto un elemento che è fondamentale e che il welfare crea coesione nelle nostre comunità. Il secondo elemento è economico. Evidentemente buste paga, dico io, sempre più leggere, fanno sì che questo settore in qualche modo non sia attrattivo, soprattutto nelle nuove generazioni. Se vogliamo proprio dirla, no? Parlare molte povere, di sola vocazione non si vive, non possiamo chiedere ai nostri operatori, che siano OSS, educatori, assistenti scolastici, eccetera, eccetera, di fare della vocazione l'unico elemento, insomma, per rimanere all'interno del contesto del welfare. Certo, so che in assestamento di bilancio la provincia ha stanziato dei fondi, siamo in fase di revisione del contratto, ma giustamente è proprio in questi periodi che si gioca la partita più importante, quella di mettere a terra anche quello che a parole viene riconosciuto. E tra l'altro, per agevolare anche questi messaggi, diciamo, alla politica, a chi andrà a governare il Trentino, voi avete elaborato anche un documento che verrà presentato il 7 ottobre per un welfare del futuro, e si va dai bisogni essenziali delle persone, dal cibo alla casa al lavoro, fino poi a un tema che in qualche modo li racchiude tutti, ossia la famiglia. Abbiamo visto prima nel servizio precedente la parte dei giovani, adesso nel prossimo servizio parliamo invece di anziani e poi torniamo a parlarne insieme. Andiamo ancora con Arianna Burato, questa volta a Trento. Ci troviamo a Trento presso il centro diurno Il Girasole, gestito dalla cooperativa sociale SPES. Qui ogni giorno gli anziani vengono accolti con proposte di diverse attività per socializzare, per rimanere attivi, utilizzando anche il metodo montessoriano. Anche in Trentino cresce sempre di più la popolazione anziana. Abbiamo chiesto allora alla presidente della cooperativa SPES, Paola Maccani, come far fronte a questo bisogno in continua crescita. Il problema è veramente importante. I servizi per gli anziani sono adesso travolti da una serie di fattori. Prima di tutto l'allungamento della vita. In Trentino, tra l'altro, abbiamo la speranza di vita più alta del resto d'Italia, che è una cosa molto positiva, ma ovviamente nella parte finale della vita è possibile che si presentino delle disabilità. Abbiamo un numero di giovani sempre più bassi, ogni 100 giovani abbiamo 172 anziani, abbiamo una struttura familiare che fa difficoltà a tenere sul lungo periodo progetti di assistenza alle persone. Noi, come abbiamo cercato come cooperativa di andare incontro a queste nuove realtà, soprattutto aumentando l'ascolto dei familiari, degli ospiti, dei nostri servizi, creando ambienti positivi come è questo centro diurno di cui siamo molto orgogliosi, che è stato un importante investimento, ma che ci dà la possibilità di offrire agli anziani ambienti piacevoli, dove il benessere è, diciamo, il primo obiettivo. E attivando uno sportello famiglie che abbiamo per dare modo alle famiglie che devono assistere a una persona anziana di trovare la composizione migliore fra i vari strumenti pubblici e privati per poter fare un progetto adeguato alla persona. Ci sono anziani che possono ancora spendere competenze, esperienze,
disponibilità di tempo e sarebbe bello poterle sfruttare in modo organizzato e anche compensato con modalità tutte da inventare. L'altro aspetto è invece quello di mantenere più a lungo possibile l'anziano nel livello di autonomia che ha in quel momento, cercando di evitare la velocità del decadimento. E un'altra criticità è quella legata alla carenza di personale. Questo è un tema davvero rilevante in tutta Italia, ma ce l'abbiamo anche in Trentino. Qui ovviamente anche qui i fattori sono tanti e risolvere questi con iniziative che devono essere avviate tutte insieme, contemporaneamente, perché abbiano un'efficacia, comporta però tempi medio-lunghi. Mentre noi il problema ce l'abbiamo adesso. Già adesso facciamo fatica a tenere aperte alcuni servizi, alcune strutture. Mi verrebbe qui da dare solo alcune suggestioni. Sarà necessario trovare il modo di parificare il lavoro degli infermieri dentro il servizio sanitario provinciale con il sistema RSA. Mi verrebbe da proporre anche dei modelli innovativi che vedano l'integrazione del personale dell'azienda sanitaria, ovviamente in determinati periodi di grande emergenza, con il personale dell'RSA, e penso che anche a noi dovremmo promuovere, magari in collaborazione con le istituzioni, l'ingresso di infermieri da altri paesi. Dunque, proposte molto concrete di fronte a un quadro che, si diceva prima, sta cambiando e sta diventando complesso per le famiglie. Gennai, quali sono le tendenze, i fenomeni che registra in questo senso la cooperazione sociale, ma anche tutto il complesso del terzo settore? Siamo in un momento in cui tutta l'analisi, no, di questi tempi, di questi anni, insomma, che i sociologi hanno fatto, sta, come si dice, diventando, no, quotidianità. E quindi vediamo una demografia che crea degli squilibri importanti in termini di proprio generazioni, la longevità, il tema dei grandi vecchi che si scontra con una denatalità importante. Ma c'è ancora uno squilibrio di genere importante anche nel nostro settore, anche in quelli che sono poi i ruoli più apicali. E quindi evidentemente in un momento in cui nessuno può rimanere fuori dal mondo del lavoro. Accanto a questo ci sono le nuove generazioni che vediamo fanno in alcuni casi anche difficoltà ad uscire di casa. In più abbiamo il grande tema che è legato all'occupazione e all'occupabilità. Allora, abbiamo un mercato del lavoro che evidentemente è affamato, no? E quindi in qualche modo sta mettendo tutti dentro per poi, diciamoceli, piano piano maciullarli e ributtarli fuori. Allora, avere delle politiche che non solo guardano all'occupazione ma all'occupabilità delle persone sarà un tema da porre, insomma, all'attenzione anche in futuro. Certo, da porre all'attenzione anche appunto di chi si candida a guidare la provincia, ma non solo, ma se volessimo proprio riassumere con una frase un messaggio ai futuri governanti. Ma lo riassumerei in una parola che è dialogo. Fortunatamente abbiamo degli strumenti, uno tra tutto si chiama ormai coprogrammazione. Ecco, quindi questo, insomma, l'invito, no, in qualche modo veramente ad avere dei momenti che siano permanenti, che siano condivisi, in cui riflettere insieme ed allineare, ecco, ai nuovi bisogni quelli che sono i servizi. Ecco, quindi questo è l'unico messaggio. Andare a risintonizzarsi in qualche modo. Allora, è una parola chiave. L'ultimo messaggio appunto è di nuovo questo invito. Il 7 ottobre gli Stati Generali del Welfare Trentino a Trento. Grazie Francesca. Grazie a voi. Gennai, per essere stata qui. Siamo in chiusura. Grazie per averci seguito. Noi ci rivediamo domani.